Allora, si tratta di una rassegna stampa oggi di sabato 12 gennaio, secondo me piuttosto interessante, non per quello che dico io, ma per quello che ho trovato sui giornali. Vi ricordo sempre, perché è andata bene questa ossessiva mia, come possiamo dire, insistenza, che lunedì sera a Quarta Repubblica parleremo delle grandi cose dell'economia e delle politiche rispetto alla settimana scorsa. Quindi, insomma, vi consiglio tutti quanti di ricordarvi che alle 9:30 ci sarà Quarta Repubblica. Non ci sarà Salvini, o meglio, vediamo se ci sarà Salvini. Intanto vedo Giampaolo Serino che si è appena collegato qua sulla zuppa di Porro e vi consiglio di andare a leggere il suo pezzo sul sito Nicola Porro, quello di Giampaolo Serino, stamattina lo vedete già in onda. E su Houellebecq e Serotonina, un pezzo molto intelligente sul libro che è stato super pompato da tutti quanti i giornali, tutti gli osservatori, eccetera. Ma Serino lo tratta come si merita, evidentemente. Quindi andate a vedere, vedo che ora è collegato. E voi, dopo aver sentito la zuppa, andate sul sito e vedrete quanto è interessante il suo pezzo. Buongiorno a Susanna. Cosa è successo sui giornali oggi? È presto detto. L'economia italiana non va, ma se voi vi ricordate, soltanto pochi giorni fa, insomma, c'è qualche affezionato. Vi avevo fatto vedere come il titolo del Sole 24 Ore ci diceva che la Germania nel novembre del 2018 aveva visto la sua produzione industriale, cioè le macchine che si muovono e producono appunto prodotti, crollare del 2%, 5% su base annuale. E quello che vi ho detto banalmente è che se la produzione industriale tedesca diminuisce, non può che diminuire anche quella italiana, per un semplice motivo: quando tu fai una Volkswagen o un Audi, che è un made in Germany, molti di quei prodotti della Volkswagen e dell'Audi sono fatte in Brianza, sono fatti a Frascati, sono fatte in Italia. Quindi, se il prodotto finito Volkswagen non si produce con grande velocità e con grandi quantità, anche l'Italia ne soffre. Questo esempio dell'automotive è tipico. E che cosa è successo? Che in Italia a novembre la produzione industriale è scesa più di quanto sia scesa in Germania, cioè dell'1,6%, in Germania dello 0,6, 0,9%. Ma su base annuale in Italia la produzione industriale è diminuita del 2,6% contro il 5% della Germania. Quindi dovremo attenderci nei futuro un problema nella produzione, quindi se si produce di meno si vende di meno, se si vende di meno ci sono meno ricavi, se ci sono meno ricavi, meno utili, meno dipendenti e meno impieghi. Insomma, è un dato negativo. Come reagire a questo dato negativo? Beh, qui c'è la polarità delle affermazioni sui giornali. Belpietro dice sulla Verità: basta, dopo forza spread, adesso forza recessione. Belpietro ha ragione: chi indulge in questa recessione, così come chi indulgeva godendo dello spread italiano, non è anti-italiano, è un cretino perché fa male a se stesso e come quello che si dà botte sulle palle, non conviene farlo. Cerchiamo di rimboccarci le maniche e capire come mettere le cose a posto. Quindi io su questo sono d'accordo su Belpietro, però, caro Belpietro, poi però ha ragione forte oggi sul giornale che dice: beh, ma insomma, se c'è questo tentativo, questo inizio di recessione, beh, è proprio da cerebrolesi dire che dobbiamo fermare le opere pubbliche che sono già iniziate. E da cerebrolesi fermare il terzo valico, quello da Genova che porta in Lombardia, che è fatto per il 37%, o comunque bloccarlo negli ultimi mesi. È da cretini criminali bloccare la Torino-Lione, che è secondo tutti, tranne che per la commissione dell'anti-TAV posta da Toninelli, oltre a creare lavoro, crea assolutamente un corridoio fondamentale per le merci italiane. Insomma, eppure questa risposta, secondo me, si deve dare. Siamo in recessione, utilizziamo quel poco che abbiamo di leva pubblica e di spesa pubblica per fare cose che ci saranno utili e nel frattempo tamponiamo la recessione. Non è keynesiana questa operazione, è di buon senso. In questo, diciamo, in questo paragrafo della recessione si inserisce Cottarelli, che gode molto, non è un forza recessione, è un forza spread, però diciamo che ci sono delle analisi di Cottarelli che non sono sempre e comunque condivisibili. Quando sulla stampa dice il problema dell'Italia è che, a differenza della Germania, che è in recessione, sarà in recessione, non ha soldi per poter appunto fare le buche da riempire, sostanzialmente non ha agilità nella spesa pubblica, io dico: però c'è un passaggio ulteriore che bisognerebbe fare, forse non dire a Cottarelli: perché l'Italia si è mangiata questa spesa pubblica? Perché l'hanno fatto i governi precedenti, cioè i tanto amati governi fenomeni di Renzi, dei competenti, dei Gentiloni e del Porco 2. Questi qua, questi fenomeni, hanno utilizzato 30 miliardi di
flessibilità dell'Europa, per che cosa? Per fare il loro reddito di cittadinanza, cioè gli 80 euro, Industria 4.0, cose molto migliori secondo me del reddito di cittadinanza, ma anche loro hanno fatto spesa pubblica. Insomma, qui nessuno è meglio degli altri, anzi diciamo che ognuno ha le sue infelicità. Di Maio, devo dire, però deve cambiare pusher, cioè deve rivolgersi a qualcuno che gli dia della roba, insomma, no, meno buona di quella che gli viene somministrata, perché nel giorno in cui va bene forza spread, va bene forza recessione, sono orrende, ma insomma, ma quando il ministro dello sviluppo economico ci dice che è un nuovo boom economico, potrebbe essere alle porte, e dico, voglio dire, ma che te sei assunto, il che va anche bene, cioè io non è che sono contrario all'idea che ci siano degli stati psicotropi da parte dei nostri governanti, anzi devo dire che probabilmente gli fa essere anche più simpatici, ma insomma io forse non gli affiderei lo sviluppo economico e le trattative con i nostri imprenditori a uno che dice. Poi dopo leggi gli imprenditori, intervista il Corriere della Sera di questo presidente dell'ANCE che si chiama Buia, e il presidente dell'ANCE dice ha perso 800.000 posti di lavoro perché non sono state fatte le opere, eccetera. Poi però la stessa ANCE, cioè l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ce l'ha con questo governo che ha fatto una cosa sacrosanta in finanziaria, e cioè ha permesso ai piccoli comuni e a chiunque abbia una stazione appaltante, cioè chiunque debba fare un lavoro pubblico, di liberalizzarli senza gara fino a 150.000 euro, senza gara e senza codice antimafia, e minchiate di quel tipo, cioè hanno semplificato, grazie a un emendamento dei leghisti, questo cavolo di paese. Buia si lamenta con quelli e poi piagnucola sul Corriere della Sera che non c'è lavoro in Italia, si metta d'accordo con se stesso. Ovviamente il pusher di Buia è diverso rispetto a quello di Di Maio, è un pusher che dà roba forse un po' più tranquilla, però il principio e l'incoerenza è molto simile. Altre questioni di giornata che riguardano l'economia sono tutti i giornali, La Stampa, Il Messaggero, tutti parlano dei rider di Torino, dei rider di Fedora che sono stati con una sentenza di secondo grado di appello a Torino, sono stati considerati lavoratori dipendenti e quindi in quanto tali avevano diritto alle ferie e alla malattia. Questo diritto che c'hanno loro, sono contentissimi. Ma non sono stati riassunti perché non è stato accettato dalla Corte d'Appello di Torino la riassunzione presso il datore di lavoro. Ma il punto fondamentale qui è: siamo ovviamente tutti solidari con questi ragazzi che per pochissimi euro si fanno un mazzo così in queste città dove piove, dove fa schifo, dove c'è un traffico della Madonna, si fanno un culo così. Non sono certo quelli che stanno sul divano a non far nulla e hanno preteso e ottenuto di essere considerati dipendenti e quindi di avere tutti i benefici che c'hanno i dipendenti rispetto a noi, diciamo, lavoratori autonomi. Benissimo, ma c'è un aspetto che io voglio dire. Voi godete perché in quel caso c'è la grande multinazionale americana, quello che direbbe Ruggeri c'è il CEO capitalism, cioè ce l'avete contro queste grandi multinazionali che danno questi lavoretti a queste persone, ma io vi chiedo, ma secondo voi il lavoretto a 20 anni, a 19 anni è un lavoretto dipendente? Veramente dobbiamo pensare che tutte le piccole imprese italiane, non le cattive multinazionali, si trovano un giudice che ti fanno diventare tuo dipendente con malattie, contributi, assenze e ferie, quelli che vengono assunti per fare lavori temporanei, per lavori grigi per pochi giorni. Insomma, la flessibilità, mentre il mondo, diciamo, con cui noi combattiamo è totale, noi ci andiamo a castrare per rendere dipendenti nuovi lavori, si dice della gig economy, che non sono inquadrabili certo come lavoratori dipendenti. Solidarietà quando vedo questi cinque ragazzi non sfruttati, più che sfruttati, ma guardando nel sistema non puoi immaginare che nell'economia moderna non ci siano lavori di tipo flessibile, per cui non si deve essere necessariamente tutti dipendenti. Fai il rider, poi fai un altro lavoro. Il punto vero è essere condannato tutta la vita a fare quel lavoro, semmai. Il condanna a tutta la vita a fare il io sto così a 50 anni, dice Paolo. Ecco, questo è un problema. Il vero problema è che Paolo sta così a 50 anni. Allora a quel punto mi chiedo se il nostro sistema produttivo ed economico non riesca a creare lavori e opportunità diverse, non solo per i diciottenni, ma anche per le persone che sono uscite dal nostro mondo del lavoro. E i cinquantenni sono la categoria peggiore, perché sono quelli che, uscendo dal posto di lavoro ed essendo formati per la vecchia economy, si trovano con un mondo completamente diverso. Vabbè, andiamo avanti invece su chi invece le
barzellette, le racconta da quando è piccolino e continuerà a farli anche da piccolino, a Hug da Torino. Ma chi ti ascolta più? Dice Jasmine, Di Maio, quello che non vedeva sulla mappa le costruzioni abusive. Susanna, esatto, basta pensare ai lavori solo a tempo indeterminato, flessibilità. Ciao Francesca che è entrato, meno tasse alle imprese, il resto sono balle, dice Andrea. E chi si deve reinventare ogni giorno, dice Françoise. Travaglio, insomma, il suo mestiere lo fa da sempre. Oggi è favolosa la barzelletta sul fake quotidiano, perché sul fake quotidiano cosa ci scrive Travaglio? Se c'è qualcuno che sempre divulgato la scienza, le nuove tecnologie, la ricerca più all'avanguardia, chi è? Beppe Grillo. Io non ci potevo credere, io non ci potevo credere. Cioè, quello che ha sempre divulgato la scienza è Beppe Grillo, le nuove tecnologie, ma anche lui. Io oggi sono fissato. Questo non è, queste non sono sostanze psicotrope. Lui vi prende per i fondelli perché pensa che siamo tutti in un Matrix, non quello della televisione, quella specie di mondo virtuale con la canna alla bocca. Ma veramente puoi pensare che noi crediamo a queste cose? Cioè, Grillo, quello che ieri ha firmato con Borioni il patto per la scienza, secondo Travaglio, ma che vi stupite, è sempre stato per la scienza. Vi ricordo, come ricordava ieri Feltrino, chi è che fu quello che disse che l'AIDS era una bufala? Grillo. Chi è che fu quello che distruggeva i PC sopra il palco? Grillo. Chi è quello che ancora ci rompe le balle col Big Pharma, che si inventano i farmaci oncologici e che ci diceva che non si devono fare troppe mammografie? Grillo. Ma di che stiamo parlando? Cioè, solo Travaglio, veramente, è imbarazzante, bisognerebbe fare come Travaglio. E questa è la sua abilità, cioè prendere tutte le minchiate che ha detto Grillo, mettere una dietro l'altra e dire, ma sei impazzito. Vabbè, sulle pensioni c'è il gilet giallo che è venuto da me, che poi è andato da Giletti, mi sembra, un altro programma, o no, insomma, un altro programma televisivo, che se l'è presa con Paragone, perché il Paragone gli ha detto, tu stai col culo al caldo a questo gilet giallo che prende 5.000 euro di pensione al mese e dice: io ho pagato tutti i contributi, 2 milioni per tutta la mia vita, perché me la tagliate? E Sallusti dice: qua se c'è qualcuno che ha il culo al caldo, non è quel signore che ha lavorato 45 anni, ma è il parlamentare Grillozzo Paragone, che dopo essere stato con Berlusconi, con la Padania di Bossi, oggi ha il culo a caldo con 15.000 euro pagato da noi contribuenti come suo, come parlamentare. Straordinario oggi Saviano, perché vi fa capire un altro. Oggi ce l'ho veramente con tutti, tranne forse col pezzo di Forte che è favoloso sulla Notav. Abbiate pazienza, oggi mi è andata così. Il pezzo di Saviano che dice: indossare una maglietta della polizia, non essendo un poliziotto, è un atto eversivo, autoritario, è un atto violento ed è un atto che ha in odio la democrazia. Cioè, Salvini che mette la maglietta della polizia è un atto antidemocratico. Allora, io quando devo leggere questo sull'apertura della Repubblica capisco perché molti abbiano nei confronti di Saviano un'antipatia e un eccesso di antipatia incomprensibile. E forse Saviano potrebbe ragionare un momentino e capire, buongiorno ad Andrea, potrebbe capire un momentino che è un atto politico, se vuoi. E in questo è insopportabile, è un atto antistituzionale, nel senso che è molto da Salvini, è passato dalla ruspa alla maglietta della polizia, ma è un atto profondamente politico, perché con la maglietta della polizia Salvini dice: io sto con la polizia, io non sto con i manifestanti, io non sto con i no global, io non sto con le piazze, io non sto con gli illegali, io non sto con quelli che occupano. Questo dice, e ci può arrivare anche un bambino, Salvini, mettendo la maglia della polizia: io sto con i poliziotti che a 1.400 euro al mese vengono menati per strada, vengono accusati di tortura dai politici e vengono indagati dai magistrati. Questo sta dicendo Salvini. Non sta facendo nessun atto autoritario, e chi lo vede autoritario ha una malattia nel cervello, cioè la malattia del fascismo visto. Praticamente, apri il cassetto, oddio, c'è un fascista nel cassetto. Apri, cioè ti svegli a dire: stanno arrivando i fascisti. Cioè, questi, ecco, la generazione Bella Ciao, questo è Saviano. Poi dopo leggi un bellissimo pezzo di Paul Berman sul Foglio. Oggi vale la pena leggere questa inchiestina del Foglio e vedi come la sinistra, oltre che a gridare al fascismo, ha una sua caratteristica, quella internazionale tipica, l'antisemitismo, che noi pensavamo essere sradicato e che, se volete, è proprio uno dei più
brutti frutti del nazismo e anche di una certa parte del fascismo. Non tutto, perché non è certo stato come il nazismo, ma le leggi razziali le abbiamo fatte onta anche noi. Bene, questo antisemitismo è l'antisemitismo di Corbyn, il leader dei laburisti inglesi, è l'antisemitismo di Mélenchon, il capo del partito comunista francese. Insomma, dice Berman in questo bellissimo pezzo del foglio, quella della sinistra non è stata soltanto una crisi politica, ma anche una crisi culturale. Culturale che l'ha fatta diventare filo-islamica e dunque antisemita. Insomma, io trovo molto interessante questo pezzo di Berman oggi sul foglio e direi che adesso troverete questa zuppa ovviamente su Facebook, poi più tardi sul sito nicolaporro.it e Serino lo trovate con Ullebeck se vi piace sul sito di Nicola Porro. Quindi uscite da qua e andate sul sito. Ciao!